ho fatto i complimenti a Utro, perché secondo me Riccione vi ha messo sotto parecchi minuti, mister, o sbaglio? Sì, sì, più di parecchi minuti. Sì, dai, non ho più parole di scrivere quello che ci sta succedendo. Ci sarà... Ti vedo più emozionato rispetto alle passate settimane, e poi mi devi spiegare il perché, se puoi. E se no, puoi. Perché si parlava dentro lo spogliatoio di quello che sta succedendo a sta squadra, che ogni domenica ti vergogni quando esci dal campo per quello che è successo. Ah, no? Ok, per i tre punti immeritati che porti a casa. Abbiamo una dignità, quindi a volte ci viene voglia di vergognarci e chiedere scusa. Però è così. Che è il calcio, mister. Poi ti viene da sorridere perché in fondo vincere è bello, e quindi che devi fare? Ma anche oggi, cioè, oggi poi è stata veramente brutta. Cioè, immagino per il Riccione, che è la squadra comunque che ha dimostrato questa partita di essere più forte di noi, no? A noi ci vede là davanti alla classifica, e loro sono in una posizione di classifica magari che mai avrebbero immaginato, nonostante la bontà della società e della squadra. Però adesso io non vorrei esagerare nelle stupidaggini, però neanche posso dire che stiamo tritando tutti e che siamo una squadra in forma, perché facciamo veramente fatica. Poi abbiamo qualcosina che a me sfugge, perché io non ho questa qualità nell'esaminare bene le cose, perché per me sono tutte negative. Invece sono sicuro che questa squadra ha qualcosa che a me sfugge, che sarà, non so, l'abnegazione, sarà che, perché in effetti è così, perché poi la squadra che rimane sempre viva, poi a un certo punto magari si spaventa, però è sempre, cioè, i giocatori hanno qualcosa che io li ammazzerei tutti, e se potessi sceglierli non li sceglierei mai, questi giocatori, onestamente. Però gli voglio bene, però, capito? E questo è importante. Mister, a livello di tempi, perché nel calcio sono importanti, l'Aquila che la sblocca subito col suo uomo migliore, secondo me, almeno sotto porta, tu avrai da ridire, ma questa è la mia analisi, cioè Vanegas. Il Riccione pareggia qualche secondo dopo, il Campobasso passa in vantaggio. Nel momento in cui il Notaresco pareggia, torna in vantaggio l'Aquila. Tu ovviamente eri impegnato in panchina, ma la tempistica delle due gare è stata esattamente questa. E allora ti chiedo, c'è qualcuno lì su che decide anche un po' per voi e per gli altri? Non lo so, di sicuro oggi, nel momento peggiore della partita, la gente ha cominciato a entusiasmarsi. E lei ha capito. Sì, poi dopo si diceva che magari insomma, c'era qualcosa che non andava a Campobasso. E da lì in poi... Perché da lì in poi la squadra, se non avesse avuto questa spinta inusuale, cioè nel senso, magari avremmo preso gol, oggi avremmo magari perso la partita meritatamente. Invece anche a buttare via delle pallonate, così a scalciare via delle palle, erano sempre applausi, e quindi la squadra oggi ha beneficiato veramente di questa banda di matti che vengono a vedere la partita ancora. Io in telecronaca diretta ho detto, ci vorrebbe ora un miracolo, perdonami la battuta, segnato di Santo. Ecco, non so se insomma è un segnale anche quel col destro, quando lui ha detto spesso io ci salgo il pullman. Non voglio parlare di religione, no, assolutamente, senza essere blasfemo, sarei offensivo ovviamente per tutti, quindi. Però è anche questo un segnale. Sì, infatti qualcosa c'è che non riesco a capire. Qualcuno mi lo dice perché, però vorrei che non fosse così quello che mi dicono.